Così visto, dunque, il testamento olografo è comodo, è semplice, è riservato, non necessita di dispendio di energie economiche, non si deve pagare un notaio, un avvocato o un soggetto terzo che lo debba formare, ma avviene quasi sempre nella intimità del testatore, che dunque lo scrive con una penna su un foglio di carta, un supporto atto a conservare la scrittura stessa. Diciamo che una delle contestazioni che a volte sopravvengono nel caso dei testamenti riguarda la olografia o, se volete, anche l'autografia, quindi la sua appartenenza al soggetto testatore. E qui sorgono e sono sorti dei quesiti sul tipo di grafia che può usare il testatore nello scrivere. Si è contestato, ma adesso è superata, l'uso del carattere stampatello, perché recenti sentenze giurisprudenziali annotano come, purché sia un tipo di scrittura usuale, abituale al testatore, essa è comunque valida. D'altronde non si poteva pretendere che, ad esempio, un soggetto che abbia sempre scritto in stampatello poi dovesse redigere in corsivo il proprio testamento. Anche lì si potevano porre i problemi, forse più fondati ancora, della vera e propria autografia del testatore. L'importante dunque è che si abbia la prova che quella scrittura sia effettivamente di colui che esprime quelle volontà. Quali sono invece i pericoli di fronte a un testamento olografo? Chiaramente il pericolo della soppressione, della perdita, se non della sua alterazione, quindi della distruzione in tutto o in parte del testamento. Così, come dicevamo poc'anzi, la contestazione della sua provenienza, stante il fatto che la grafia può essere contestata, mentre con il testamento pubblico è il notaio che fa pubblica fede di avere davanti a sé il soggetto che gli proclama le sue ultime volontà. I soggetti interessati a questa parte di diritto sono, da un lato, il testatore, dunque colui che scrive il proprio testamento e che dirà poi de cuius, ossia colui che poi è deceduto. Gli eredi sono coloro che egli ha nominato nel testamento e gli eredi legittimari, quelli che dovevano essere obbligatoriamente nominati eredi nel testamento, che possono non essere gli stessi che il testatore ha prescelto. Infine, i legatari, che sono i successori a titolo particolare, un lascito di una somma di denaro, ad esempio, ad una casa di cura. Non è erede, ma diventa legatario. Ma sono argomenti che vedremo successivamente.